È stata inaugurata lo scorso 14 settembre presso il Palazzo delle Esposizioni in Piazza San Martino la mostra Manifattura Chini, opere inedite dalla collezione Marianna Mordini. Per me è una gioia poter condividere questa raccolta, questa mostra sulla Manifattura Chini con la città di Lucca e con tutte le persone che potranno venire a visitarla. Fino al prossimo 11 ottobre sarà possibile ammirare in questo spazio l'unicità delle produzioni Chini, spettacolari decorazioni che propongono infinite combinazioni di geometrie e di figure in continua metamorfosi. L'esposizione celebra infatti la produzione artistica e la tradizione della Manifattura Chini, con particolare attenzione all'attività di uno tra gli artisti più poliedrici della stagione Liberty, Galileo Chini, che ebbe la sensibilità e l'intuizione giuste per far sì che anche in Italia si assistesse a quel rinnovamento nelle arti applicate che si impose nell'Europa di fine Ottocento. Chini sviluppò la sua creatività anche nel settore della ceramica, fondando a Firenze una piccola manifattura, l'Arte della Ceramica, insieme a Vittorio Giunti, Giovanni Montelatici e Giovanni Vannuzzi. Da qui la loro attività conobbe una rapida ascesa, soprattutto per l'originalità delle produzioni. Vicissitudini varie portarono in seguito Galileo a fondare una nuova realtà a conduzione familiare presso Borgo San Lorenzo, le Fornaci San Lorenzo. La produzione si ampliò con la lavorazione del vetro per la realizzazione di importanti vetrate, oltre che di lampadari e lampade da tavolo. Si aggiunsero poi la produzione di copie di opere del passato e ancora gli innumerevoli ed elegantissimi progetti architettonici. Una interminabile ricerca del bello, che prosegue tutt'oggi nella sua attività. Il tipo di collezionismo della Mordini è molto anomalo, non è per un pezzo bello, decorativo, piacevole, ma per ricucire un percorso dell'arte che è stato in qualche modo frantumato, alcune cose dimenticate, perdute. Quindi sono molte presenze che non sono di per sé capolavori che tu guardi come opere prese per piacere, ma prese per studio, per ricomposizione. Quindi la sua azione è quella. Lei dice a sua volta, nulla è privato, nessuna collezione è privata, e un'istituzione privata ma di vocazione pubblica come una banca ha degli spazi aperti per accogliere, in questo caso è una buona cosa. Se le collezioni private di Lucca trovassero temporanea esposizione alla Banca del Monte sarebbe essere un'idea, ma non è un'idea necessaria. In questo caso è venuta fuori perché Chini è comunque collegato a Viareggio, è collegato a Viareggio che è una città Liberty come non è Lucca. Quindi c'è un contrasto, però c'è una tradizione rinascimentale che Galileo Chini e la sua manifattura perseguono. Quindi, bene o male, avere qui una mostra con queste opere così poco conosciute è utile ed è anche stimolante. Poi uno va a Viareggio e vede le architetture, va a Montecatini e vede le terme, quindi c'è un collegamento che partendo da questo nucleo ti consente di andare a vedere cose che appartengono a un passato recente ma che sono storie importanti dell'architettura, della decorazione, dell'arte e della ceramica. La mostra, a cura di Vittorio Sgarbi, è prodotta da Contemplazioni e promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo, che hanno scelto proprio questa collezione per riaprire il Palazzo delle Esposizioni dopo i mesi di chiusura al pubblico in seguito alle misure varate per contrastare l'emergenza sanitaria. Sì, è una mostra molto importante a cui tenevamo e teniamo, e poi è molto significativa, anche perché questa mostra che abbiamo inaugurato è l'apertura, se Dio vuole, di nuovo del Palazzo delle Esposizioni. Pensate che era chiuso da 6 mesi, quindi praticamente questa mostra ha aperto di nuovo l'attività di questo palazzo, e mi permetto di dire che l'ha aperta con botto, perché non è una mostra qualsiasi questa qui, è una mostra molto importante, molto significativa e per l'arte italiana, perché occupa un tempo, quello del Liberty, un tempo dell'arte italiana breve ma molto intenso e molto significativo, e molto rappresentativo e significativo anche per il nostro territorio, Lucca e la Versilia, perché la presenza del Liberty, la presenza dell'attività anche della Manifattura Chini e del Chini è una presenza che si vede, si sente, si percepisce e si apprezza. Ecco. Quindi questa è una mostra per noi molto importante, e praticamente questa mostra aprirà quello che è
uno studio approfondito che probabilmente durerà un anno su Liberty in Italia e a Lucca. La mostra è arricchita peraltro, oltre che delle opere inedite che ha portato qui la signora Marianna Mordini, ci sono anche in mostra dei preziosi documenti dell'archivio Chini che abita, che è accolto proprio in questo palazzo delle esposizioni. Ecco, questi alcuni documenti significativi fanno parte della mostra stessa, quindi è una mostra di opere e anche un pochettino è una mostra documentale. Ricominciamo il 12° anno delle esposizioni con questa mostra importante. Sapete che noi abbiamo un taglio di aiuto ai pittori e agli artisti emergenti, però ogni tanto facciamo qualcosa di importante proprio anche con riguardo a loro, perché l'artista emergente possa dire ho esposto là dove è esposto anche per esempio un artista di rilievo internazionale e di rilievo storico come questo, insomma. Per di più qui non c'è solo l'artista, c'è anche la manifattura, cioè l'imprenditore della cultura, dell'arte, un esempio per i giovani di oggi di iniziativa culturale e imprenditoriale insieme, il coraggio dell'iniziativa privata, che ha costituito il nervo della storia dell'indipendenza di Lucca ed anche il nervo del paese, insomma. Tra le opere in mostra, immancabili sono le ceramiche, protagoniste indiscusse della produzione Chini, intese sia come opere d'arte divise tra la copia del passato e lo stile modernissimo, sia come primissime forme di design, vasi, piatti e altri oggetti di uso comune, che, ancora, come coloratissimi e trionfali elementi decorativi. Soggetti frequenti per la produzione in ceramica, come pure per il vetro, sono quelli religiosi. Per lo più decori destinati a vetrate ormai perdute, delle quali restano oggi solo i disegni preparatori, che testimoniano l'ampiezza di tale attività. Tra gli studi preparatori sono presenti la serie degli scacchi, probabilmente pensata per una sala da gioco, e la serie delle cineserie, con figure disegnate nei loro costumi tipici all'interno di paesaggi orientali, dai semplici tratti molto evocativi. Rimanendo fedele alla passione per l'Oriente, la manifattura decide anche per la produzione di un tipo di cachepot denominato Chocho-san, destinato a contenere delle piante che fungessero da chioma per la sua larga testa. Le allegorie delle stagioni e le scene di attività rurali, come la raccolta delle olive, il taglio della legna o la battitura del grano sull'aia, sono protagoniste di una serie di studi realizzati verso la fine degli anni 30, probabilmente per alcune decorazioni per le terme di Castrocaro. Ricorrenti poi sono i paesaggi, che diventano delle vere e proprie immagini scenografiche per l'accuratezza dei dettagli e per la loro articolazione. A testimonianza dell'eterogeneità della produzione della manifattura Fornaci San Lorenzo, intervengono poi una molteplicità di progetti e studi architettonici che spaziano dallo studio di vetrate fino ai bozzetti per la decorazione della stazione ferroviaria di Prato o, ancora, per l'ampio ciclo di affreschi per la Camera di Commercio di Pisa. Nell'arte di Galileo Chini e della manifattura, racconta Marianna Mordini, ho respirato le arie di Giacomo Puccini, con cui collaborò per la realizzazione di straordinarie scenografie. Ho ammirato i verdi paesaggi della campagna a ridosso del mare. Ho viaggiato tra le atmosfere orientali e le vedute di Firenze con le vertiginose prospettive. Mi sono avventurata nelle architetture e nei progetti per grandi alberghi e luoghi termali, dove il più piccolo dettaglio è una fuga verso la grandezza. Ecco, di sicuro visitando questa mostra dobbiamo dimenticare che questo è un palazzo delle esposizioni, ma è addirittura un entrare all'interno della manifattura Chini, dove noi vediamo un catalogo meraviglioso di progetti, di disegni, tutti inediti, e questo è veramente uno scoop straordinario, appartenenti alla collezione di Marianna Mordini. Sono opere dovute a Galileo Chini, dovute a Tito Chini, a Augusto, a vari personaggi della manifattura, dove noi possiamo vedere tutta questa, diciamo, rappresentazione di cose per ceramica e non solo ceramica, ma addirittura proprio anche per decorazione. Infatti questa fabbrica è strutturata non come un'impresa comunemente intesa, ma addirittura come bottega rinascimentale, perché oltre le arti del fuoco si produceva anche bozzetti per decorazioni, per affreschi,
per decorazioni di sale da giochi, per decorazioni di sale da tè. E quindi è importantissimo vedere questo, diciamo, tornare indietro, se si può chiamare tornare indietro, ha un'impostazione non certo moderna per allora, ma importantissima, perché in questo modo proprio si continua a vivere quello spirito rinascimentale, che d'altra parte anche nella seconda metà dell'Ottocento il capostipite della famiglia Chini, Pietro Alessio, era proprio proprietario, titolare di un'impresa di restauri e decorazioni. E devo dire che abbiamo aggiunto anche dei pezzi che non appartengono alla collezione Mordini, appartengono ad altre collezioni come la Fondazione Cavallini Sgarbi o la collezione Vieri Chini, di ceramiche e dipinti molto importanti, e questo ci serve proprio per illustrare il percorso fatto sulle varie materie, per vedere, cioè, diciamo, l'apertura verso il nuovo che c'è stato alla fine del Novecento grazie a Galileo Chini. Questo, diciamo, è un appuntamento importantissimo, devo dire. Dobbiamo guardare questa mostra con molta attenzione, anche perché i cartoni grandi attirano l'attenzione, ma soprattutto dobbiamo vedere anche quelle piccole striscioline di carta minutamente compilate, decorate con riccioli di tipo accademico, ma che possono anche essere cose modernissime, per esempio come quelle legate all'Art Deco. E chiaramente c'è anche un settore dedicato ai santi, e è il settore magari più accademico. Ci si chiede perché in una fabbrica che proponeva il moderno troviamo questo. È chiaro, perché c'è una committenza che chiaramente, se vuol fare una vetrata da cattedrale con San Pietro, certamente non la va a chiedere in stile Liberty, la va a chiedere in stile molto tradizionale. E qui abbiamo proprio un catalogo, una tipologia vastissima di santi, e si vede in alcuni cartoni proprio anche come veniva realizzata una vetrata attraverso tutte le varie componenti, con la piombatura. E quindi proprio è interessante questa collezione, perché si entra nella fabbrica, si sfoglia un catalogo, si vedono tutti i livelli di processi produttivi, realizzativi, cioè l'ingegno, l'arte, la manualità. Quindi è importantissima questa mostra proprio per questo fatto. È la prima volta che noi entriamo veramente dentro, diciamo, l'attività della manifattura. Nel percorso espositivo le opere della collezione Mordini dialogano con due grandi dipinti a olio provenienti dalla Fondazione Cavallini Sgarbi, La Quiete e Natura morta con lepre, mele e carote, pentola e bottiglie, e ancora con Allegoria della pittura, capolavoro appartenente alla collezione Vieri Chini, che insieme ad altre ceramiche e disegni concorrono in modo eccellente a mostrare la versatilità di Galileo Chini e ad evidenziare la vastità della sua produzione. Galileo era mio nonno, che poi si associò insieme col cugino Chino e fondarono questa manifattura a Borgo San Lorenzo, dove c'è anche un bellissimo museo, e quindi va avanti un progetto iniziato nei primi anni del Novecento. Sì, certamente è una cosa importante, perché si allargano le conoscenze, si continua a fare rivivere dei periodi che sono passati, e questo dà la possibilità invece di rivivere questi anni e questi momenti di creazione e di ricordare le persone che sono state le interpreti di questa arte, di questa disponibilità che hanno avuto per tutto quello che era possibile creare. La mostra è visitabile fino all'11 ottobre 2020. È aperta da martedì a domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.30 presso il Palazzo delle Esposizioni in Piazza San Martino a Lucca. L'ingresso è gratuito.